Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, innanzitutto tazza di tè caldo e eh, so che può sembrare strano, ma qui fa effettivamente freddo. Quindi tè caldo alla mano, voglio parlarvi di un libro che mi è piaciuto veramente tanto. Mi ha coinvolto veramente tanto, soprattutto perché eh, come vi dicevo ho avuto recentemente un po' il blocco del lettore, circa un mesetto fa, quindi non sapevo se questo libro mi avrebbe ributtato nel blocco del lettore effettivamente, cosa che temevo, oppure sarebbe stato effettivamente un buon libro. Si è rivelato un libro fantastico. Uh, di solito quando parto con queste premesse sono libri fantasy. Questa volta non è così. <ride> e sono molto sorpresa perché generalmente sono proprio fantasy a tirarmi fuori dal blocco del lettore, questa volta invece è stato questo libro. Il libro in questione è Segreti di famiglia di Ivana Shoyat. Allora, questo libro sono contentissima di mostrarvelo per due motivi. Uno perché mi è effettivamente piaciuto, ma eh, il secondo, diciamo, quello importante, ma prima di tutto il contenuto del libro, poi questo, è stato il fatto che questo libro è un libro che io ho ehm, mi è arrivato grazie a una collaborazione, la collaborazione ovviamente con Voland, quindi la casa editrice di questo libro. È veramente un libro bello. E adesso vado a spiegarvi un pochettino più nel dettaglio il perché lo penso. Innanzitutto è un romanzo familiare, è un romanzo che parla principalmente di quattro generazioni. Bisnonna, nonna, madre e figlia, le chiamerò così mm, con i loro nomi, che adesso andrò a dirvi, per il semplice fatto che ehm, non voglio andare ad incasinare ulteriormente le parentele trattandosi proprio di un romanzo familiare. Abbiamo partendo dalla più anziana, Victoria, che è la bisnonna. Poi abbiamo Clara, che è la nonna, Maria la madre, e Catarina la figlia. Ora. Questa è una scrittrice croata, quindi i nomi possono sembrare particolari semplicemente perché sono croati. Um, inoltre abbiamo altri personaggi che contornano queste quattro figure, figure, chiamiamole principali, e io pensavo che il racconto sarebbe stato narrato tutto dal punto di vista di Katarina, quindi la figlia. In realtà, no, abbiamo anche i punti di vista uh, di Clara e di Vittoria, ovviamente in epoche diverse: uh, quindi quando Vittoria era ragazza, quando Clara era ragazza, quando poi sono uh, cresciute, si sono sposate, hanno avuto i figli, quando Clara era nonna, quando Vittoria era nonna. Ma non abbiamo mai il punto di vista di Maria, quindi della madre. Questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco alla fine del libro, quando mi sono effettivamente resa conto che non avessimo mai visto questo punto di vista. Però è una persona che rimane un po' nel mistero. Eh, nel senso che ci viene descritta da Caterina come una persona maniaca, come una persona maniaca nel senso del pulito, eh, non si poteva mai dire niente. Catarina spesso ci litiga ed è il motivo per cui se ne va di casa a soli 18 anni per non tornare mai più nella sua città. Finché appunto non abbiamo l'evento che inizia il libro, che adesso andrò a spiegarvi um, a brevissimo. E um, questo questa mancanza di punto di vista mi ha fatto un po' pensare perché rimane una figura estremamente problematica, quella di Maria. E un po' celata nell'ombra penso che l'autrice ovviamente l'abbia fatto volutamente, però è bello sentire i punti di vista delle altre tre donne e il suo non viene mai descritto. È anche una donna che da piccola ha subito dei traumi eh, e probabilmente non è riuscita ad andare avanti. Infatti, e non soltanto da piccola ho subito dei traumi, poi vi spiegherò meglio. Infatti tutto questo libro comunque è permeato da gioie e da sofferenze. Contate che eh, si attraversano gli anni della prima e della seconda guerra mondiale con queste quattro generazioni e soprattutto non viene descritta soltanto la vita di queste donne, ma anche quella dei loro mariti, eh, dei loro figli, magari maschi o femmine che non vengono poi prese come punto di vista principale. Quindi, è a tutti gli effetti un romanzo familiare che ricopre la vita di tanti personaggi. E eh, possiamo vedere che tutte queste donne, come è la vita effettivamente, hanno gioie e dolori. Eh, soffrono di mm, soprusi, soprattutto nei tempi della guerra, ma anche di intense felicità in altri momenti della vita, tipo quando rimangono incinta oppure quando le loro figlie rimangono incinte e quindi avranno dei nipoti, o quando la famiglia va particolarmente d'accordo, mentre soffriranno quando la famiglia inizia a disgregarsi, o quando i mariti spariscono, o per tanti altri motivi, un po' come è effettivamente la vita. Ora vi ho dato tantissime informazioni, andiamo a fare un attimo chiarezza sulla trama di questo romanzo. Innanzitutto... Appunto, il romanzo inizia con il punto di vista di Catarina che da Zagabria deve tornare nella sua città natale Osiek perché eh, la madre Maria sta male. Questa madre non la vede da tantissimi anni, da più di 15 anni, proprio perché Catarina ha deciso di andarsene di casa a 18 anni, quando ormai non aveva più nulla che la teneva legata a Osiek. E um, si trasferisce a Zagabria. Non sappiamo praticamente nulla della vita di Catarina, scopriremo soltanto all'interno del romanzo, più verso la fine, che cosa è successo nella sua vita. Ma nel momento in cui arriva nella sua città natale, scopriamo che Maria, la madre, è già deceduta. E uh, grazie a un'amica della nonna, questa Frau Misericordia viene chiamata, o Josefina. Scopriamo tantissimi uh, segreti che sono stati celati a Catarina nel corso degli anni e che riguardano il passato della sua famiglia. Innanzitutto, Catarina è la più giovane e vive, quindi, quando era bambina e ragazzina, il periodo della Jugoslavia, uh, quindi il periodo di Tito. E durante il racconto si capisce che Tito non è amato dalla famiglia e quindi già capite che non era una famiglia che si omologava alla diciamo maggior parte della popolazione soprattutto questa figura era altamente invisa alla nonna clara di questa nonna si dice tanto eh, non soltanto vengono ricostruite viene ricostruita appunto la sua vita attraverso i suoi occhi ma viene detto anche tanto dal punto di vista di caterina quindi della nipote perché perché questa donna sul finire della sua vita l'ultimo anno impazzisce, impazzisce a tal punto da parlare con i morti, da vedere i morti all'interno di questa casa finché la sua vita non terminerà. Per fare chiarezza ricostruirei, ricostruirei una vita alla volta, partendo da quella appunto della più giovane, di Catarina. Allora Catarina se n'è andata, come vi dicevo, a 18 anni da Osiek e durante tutto il racconto... Ovviamente vi farò qualche spoiler, quindi se non lo volete ehm, e volete leggere questo libro, passate avanti. Durante il racconto, veniamo a conoscenza del suo rapporto con un uomo, Slaven, che era l'uomo della sua vita, ma che purtroppo ha, è andato in guerra ed è morto. Lei gli ha taciuto un segreto grandissimo. Uh, di cui però non vi parlerò perché sarebbe una rivelazione troppo grande se volete leggere questo libro e per questo si sente in colpa e continuerà a sentirsi in colpa probabilmente per tutta la vita. Slaven era appunto l'amore della sua vita, uh, ci conviveva e quando torna morto, Catarina non riesce tra virgolette, a perdonarlo del tutto, nel senso che lei ha la fobia dei morti. Sia quando muore la nonna, sia quando muore il padre, ma anche adesso che è l'unica rimasta nel momento in cui è morta la madre, lei fa estremamente fatica e non vuole vedere le salme perché, eh, nonostante di solito si dia l'ultimo saluto, Catarina è terrorizzata da questa cosa, come è terrorizzata dal buio. E sono tutte paure che eh, le, le derivano dall'infanzia, da alcuni traumi che lei ha avuto nell'infanzia traumi nel senso appunto vedere questa nonna che piuttosto che parlare con te parla con delle persone che tu non vedi quindi con dei morti oppure eh, questa paura ancora infantile del buio la storia di Maria appunto è una storia che ci viene ricostruita secondo gli altri punti di vista quindi di Caterina e di Clara sua madre quindi la nonna di Caterina ehm, ma mai dal suo punto di vista Maria era una bambina che già da piccola era molto taciturna. Maria, suo fratello Anton, sua sorella Elsa e sua madre Clara, insieme a Josefina, appunto l'amica di Clara, e um, a sua figlia Teresia, vengono deportati in un campo di concentramento non perché ebrei, ma perché tedeschi. Quindi esistevano anche questi campi di concentramento partigiani dopo la sconfitta di Hitler. E avendo loro origini tedesche ma vivendo in Croazia e mai essendosi schierati appunto dalla parte di Hitler mh, vengono rinchiusi all'interno di questo campo. Questo segnerà molto i bambini, non soltanto per ciò che vivono, ma soprattutto per la perdita della sorellina Elsa. E questo segnerà profondamente anche Clara. Un altro evento nella vita di Maria che ehm, la lascerà particolarmente fredda nei confronti di è la perdita del primo figlio. Uh, Philip uh, è appunto il suo primogenito, è un maschio e probabilmente ha la sindrome di Down, non si capisce bene, però non è un bambino normale. Di conseguenza possiamo vedere che nonostante nasca e cresca per qualche tempo, poi una notte Philip se ne va. E a Caterina questa cosa non viene mai raccontata. Maria continua a tacerla per tutta la vita, portandosi il segreto nella tomba e sarà Josefina a rivelarglielo. Questa probabilmente è un'altra cosa che segna estremamente la vita di Maria e il suo distacco dalla figlia. Per quanto riguarda invece Clara, la nonna, seguiamo la sua giovinezza, quindi. Um, il fatto di suonare il piano, di prendere lezioni e questa giovinezza anche abbastanza uh, tranquilla finché non conosce Peter, che diventerà suo marito. Sono una coppia estremamente innamorata e hanno tre figli: Elsa, che sarà appunto una bambina che però morirà nei campi di concentramento. Um, Auntun e Maria. Clara vive appunto questa vita felice con Peter, eh, fino a che però Peter non inizierà a rabbogliarsi sempre di più con lo scoppio della seconda guerra mondiale e a non voler esternare i suoi dubbi alla moglie per il semplice fatto che la moglie è quasi sempre incinta e eh, non vuole che succeda qualcosa ai bambini o che lei perda il latte. Infatti i, i dubbi che attanagliano Peter. Sono il fatto di essere un tedesco, sì, ma anche di essere ebreo. E quindi lui non riesce a prendere una decisione se stare con i tedeschi, il suo popolo, oppure se stare con i partigiani. Questo lo lascerà in un limbo finché una mattina, durante i bombardamenti, lui non esce per andare ad avvertire Iosefina di mettersi al riparo e non tornerà mai più. Clara non saprà mai che fine ha fatto il suo Peter. E questa cosa la distruggerà. Poco dopo morirà Elsa, e questa cosa la manderà totalmente um, nella depressione più totale. Finché non verranno appunto liberati dai campi di concentramento, ritorneranno a casa e lei dovrà pure so subire i soprusi di Marco, che è questo capo partigiano che aveva uh, preso possesso della sua casa, lasciandogli però una stanza, proprio la stanza di Elsa. Uh, libera per tutta la famiglia, ovvero lei, i due bambini e la madre Victoria, uh, a patto che però lei lo aiutasse nel momento in cui avesse le sue crisi epilettiche um, e soprattutto uh, lei deve subire comunque del, dei soprusi e delle violenze um, in casa. Victoria invece, la storia di Victoria è anche questa altrettanto complessa. Victoria vive la Prima Guerra Mondiale, lei si innamora di quest'uomo, Rudolf, e sembrano apparentemente felici all'inizio. Finché Rudolf non va a combattere e torna. Eh, tornando dalla Prima Guerra Mondiale, lui non racconterà mai alla moglie che cosa ha vissuto, ma possiamo vedere che inizia a bere. Diventa un ubriacone, diventa molesto e violento. Uh, passa la maggior parte del tempo fuori casa perché Victoria è comunque una donna molto indipendente molto forte e non lo vuole avere tra i piedi uh, ma uh, appunto passa il suo tempo a bere o ad andare con altre donne nonostante questo Victoria si prende cura dei bambini che sono Adolf il maggiore Greta e Clara Uh, Adolf e Greta sono estremamente diversi e questo rapporto di odio che hanno i due fratelli finché sono piccoli non si manifesta particolarmente, crescendo però arrivando appunto alla seconda guerra mondiale questo rapporto diventa insostenibile. Adolf infatti è un convinto nazista, mentre Greta è una convinta partigiana. Greta è ribelle in tutto e per tutto, uh, vuole mh, fare l'attrice, vuole essere indipendente, si taglia i capelli corti, si veste come un uomo, fuma, cosa che all'epoca erano gesti impensabili e questo fa soltanto arrabbiare ulteriormente il fratello. Il fratello invece è molto più debole, uh, Greta è un po' colui che porta i pantaloni in casa. E per questo motivo il fratello cerca a tutti i costi di schiacciarla. Finché Greta non partirà una notte insieme ai partigiani, lasciando eh, la delusione più totale nel cuore di Vittoria, tanto che nel momento in cui lei va a trovarli all'interno de ca del campo di concentramento, Vittoria non vorrà neanche guardarle in faccia e non le parlerà. La storia di Greta purtroppo non va a finire bene. Infatti, eh, poco dopo essere tornate a casa, Josefina, che era una grandissima amica di Greta, correrà a casa di Clara a dirle che Greta è stata uccisa al ritorno, appunto, dal campo di concentramento. Uh, per quanto riguarda invece Rudolf, il marito di Victoria, lei comunque appunto è una donna indipendente il padre le lascia tutta l'eredità perché aveva una grandissima azienda di famiglia, avevano mulini, quindi era ricco, benestante. E um, un giorno Greta, proprio questa bambina così forte, troverà suo padre impiccato all'armadio. Per questo motivo avrà incubi e balbetterà per tantissimi anni nonostante questo trauma lei si rivela il personaggio più forte uh, di quella generazione. Adolf infatti è un debole, andrà comunque a combattere al fronte e morirà, morirà lì. Victoria anche lei nell'ultimo uh, nell periodo della sua vita, negli ultimi mesi che vive a casa di Clara in questa stanza, um, impazzirà e non avrà più il contatto con la realtà. Di conseguenza anche lei parlerà con Adolf o con Greta. Esattamente la stessa cosa che poi capiterà a Clara. Questa è la trama uh, a grandi linee di questo romanzo. Ora, i miei personaggi preferiti sono indubbiamente i più anziani. Vittoria è un personaggio che io ho apprezzato tantissimo per la sua indipendenza e il suo non voler sottostare al marito così uh, violento. Così obriacone soprattutto perché si sta parlando del 1918 o poco dopo. Eh, di Clara ho apprezzato tantissimo il, la sua resilienza, quindi, nonostante tutto ciò che lei ha subito nella sua vita, ha continuato a vivere per i suoi figli e dopo per la nipote. Maria purtroppo è un personaggio che non ho capito, non mi è piaciuta, non capisco. Perché questo distacco, perché è uh, questa apatia nei confronti della vita che viene proprio descritta. E infine Catarina uh, è un personaggio che all'inizio mi piaceva, andando avanti con la storia, ho apprezzato di più gli altri. Um, alla fine, però, devo dirvi che, secondo me, dopo essere stata messa al corrente da Josefina. Di tutto ciò che era successo nella sua famiglia e avendo un quadro completo del, uh, di tante cose, Catarina uh, è decisamente cambiata. Nonostante fosse un personaggio adulto, ha acquisito un'ulteriore maturità, secondo me. Ed è a quel punto che l'ho apprezzata a pieno. E il mio personaggio preferito, nonostante non si abbia un suo punto di vista proprio, ma venga, venga sempre. Vista o attraverso gli occhi di Clara o attraverso gli occhi di Victoria, è Greta. Greta doveva essere uno di quei personaggi, una di quelle persone estremamente toste. E comunque non sono cose inventate, cioè queste persone potevano effettivamente essere prese da un modello o erano persone che potenzialmente sono esistite. Allora non so questo libro se abbia avuto appunto un'impronta un biografica di qualche tipo di qualche famiglia croata non c'è scritto um, però è un libro che merita tantissimo credetemi già solo per come vi ho descritto le vite di questi personaggi dovrebbe avervi incuriosito se vi piace questo tipo di romanzo perché sono delle vite bellissime piene di eventi tragici e felici e soprattutto io ve lo consiglio perché vi dà uno sguardo su ciò che è successo in tempi a noi che paiono lontanissimi, cioè prima del 1918, io non, cioè, non erano neanche nate le mie nonne prima del 1918, vi dico solo questo, quindi a me sembra un tempo non lontano di più e invece mi ha dato un'apertura mentale su una famiglia, quindi non, non è la storia in generale che si studia, voi entrate in quella famiglia, in quei pensieri, in quelle dinamiche per cui secondo me è pazzesco, cioè è pazzesco vedere questa cosa, queste idee, come la gente ragionava, come anche tutto poi questa cittadina... Questo Osiek ehm, sparlava di queste persone perché figuratevi: una donna come Vittoria sposata con un marito ubriacone che tutti i giorni era con una donna diversa, il paese le parlava dietro. Ma lei, nonostante questo, se n'è sempre fregata, ha sempre continuato a vivere la sua vita, a proteggere i suoi figli. Quindi, veramente entrare in un nucleo familiare e poi vedere. Come si sviluppano gli altri in base alla discendenza è veramente molto bello. È un libro che io vi consiglio. Um, come ho già ripetuto tante volte, ci sono gioie e dolori che voi condividerete con questi personaggi. Con alcuni entrerete più in empatia, con altri meno, ovviamente, tutto in base al vostro carattere. Io mi sono sentita estremamente vicina um, sia a Vittoria che a Clara e a Greta perché li ho trovati dei personaggi estremamente forti e io ad esempio so di avere un carattere molto forte, quindi eh, entrerete in empatia e invece disprezzerete per forza altri personaggi proprio perché sono delle rappresentazioni di persone reali, non è un qualcosa di inventato. A me è piaciuto veramente tanto, quindi io ve lo super consiglio. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di non essere stata troppo confusionaria, ma so di avervi spiegato abbastanza bene le vite di queste persone. Quindi, se volete supportare il canale, lasciate un pollice in su e iscrivetevi. Se volete farlo in modo attivo, c'è il link grazie al quale potete regalarmi un libro. Come sempre, vi lascio i miei profili Instagram, Vinted e TikTok nell'info box. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!